Allora ragazzi, da un po' che non si vedevano gli unboxing su questo canale e oggi guardate qui, dalla seconda inquadratura è arrivato un altro pacco. Quindi questo qui è il frutto di alcuni prodotti che ho restituito, quindi con qualche sconto del produttore. Con qualche altro prodotto che ho restituito, sono riuscito a prendere questo qua veramente ad un prezzo stracciato. Quindi, ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, questo qui è un dispositivo che avevo visto in uno dei video di Gela assieme a X-File 360 e lo stava utilizzando proprio lei, Federica, a che io in un commento gli ho chiesto ma come si chiama quel modello, che modello è? E infatti ragazzi, in questo pacco abbiamo un microfono wireless. Allora, dopo quello lì che mi era arrivato qualche mesetto fa, purtroppo non andava bene, ci stavano troppi sbalzi audio. Sì, ok, quello lì, diciamo che in qualche modo sono riuscito a restituirlo. Poi ci stava qualche altro sconto e dai quasi 100 euro che costava, sono riuscito a pagarlo attorno ai 45 euro. Quindi restituendo quel prodotto, sconto del produttore più qualche altro piccolo buono sconto applicato, sono riuscito a pagarlo attorno ai 45 euro e devo dire che non è male. Allora, ma adesso andiamo ad aprirlo. Allora, ecco qua. Andiamo subito ad aprirlo e voilà. Buttiamo via il pacco Amazon ed eccolo qui, ragazzi. Allora, questo qui è il microfono Sinco, che è il modello che stava utilizzando Federica nel video assieme a Gela. Quindi, come vi ho detto nella intro di questo video, volevo provarlo e ho detto ok, vediamo un po', magari se ci sarà qualche altro sconto di Amazon lo prenderemo. E infatti eccolo qua. Allora, io mi accingo ad aprirlo. Qui per questo cellophane utilizzo sempre le mie unghie e maledettamente non prendo mai un coltellino. Allora, andiamo subito ad aprirlo. Quindi penso che sarà un unboxing un pochino corto, ma farò anche una prova. Perfetto, sono passati i motorini che rompono sempre le scatole. Eccolo qua, il marchio Sinco qui non appena si apre. Vediamo cosa ci sta. Abbiamo il cofanetto, diciamo cofanetto alla busta, dove al suo interno abbiamo tutta la manualistica delle istruzioni. Sì, in effetti abbiamo tutta la manualistica delle istruzioni e tutte le caratteristiche scritte sul retro. Mettiamo a parte ed ecco qui il microfono, ve lo faccio vedere. Nella sua confezione, nel suo cofanetto, penso sia il cofanetto di ricarica, ma andiamo subito ad estrarlo. Ma prima di lui, vediamo un attimo. Ah, bene, abbiamo un adattatore da USB-C a 3.5 e poi abbiamo il cavetto USB-A a USB-C per poterlo ricaricare. Sì, ragazzi, perché qui abbiamo il cofanetto. Infatti abbiamo il pulsante d'accensione. Vediamo un po'. Sì, credo che la batteria sia questa qui qua sopra. Ok. Perfetto, qua sopra indica la batteria o perlomeno la carica restante del cofanetto, ovvero di questo power bank, di questo microfono, ma abbiamo anche l'ingresso USB-C per la ricarica e infatti eccolo qua. Allora, ragazzi, io adesso lo vado ad aprire. Se riesco vi porterò anche una prova audio e vediamo un po' come si comporta. Allora, apriamo questo cofanetto ed eccolo qua. Allora, abbiamo il microfono, ok, ovviamente abbiamo la protezione sui connettori di ricarica che vado subito a togliere. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo il connettore USB-C che va collegato allo smartphone, in più sempre
diciamo i connettori per poterlo poi mettere all'interno del suo power bank per poterlo ricaricare. Quindi penso che vadano così, sì, in questo modo, e voilà. Sì ragazzi, infatti è così, non appena lo metto all'interno parte subito la ricarica. Ok, allora io adesso lo lascio un attimino qui, stacco questo video, magari se riesco vi porterò una clip direttamente, non una clip, l'audio direttamente da questo microfono. Quindi andrò a staccare l'audio da questo microfono attualmente che sto utilizzando a questo qua. Quindi ragazzi, ci vediamo tra un po'. Allora ragazzi, come potete vedere, ecco qua il microfono che sto utilizzando. Questo qui è il microfono 5P1, lo potete vedere sempre da qui, eccolo qua, collegato già al mio smartphone, già sta registrando l'audio, ok? Quindi già sto registrando l'audio, è in funzione. Qua in basso da questi LED andiamo a capire che è acceso e possiamo capire anche lo stato della batteria del microfono che tengo qua. Quindi ragazzi, cosa ve ne pare? Io adesso non lo posso vedere, lo vado a vedere direttamente quando andrò a editare questo video. Ovviamente la mia solita fido applicazione RecForge 2 Pro direttamente da Play Store, ma disponibile anche per Android qualora ci avesse questo microfono. E niente ragazzi, allora io adesso finisco il video con questo microfono, con questo 5P1, così vedo in fase di post produzione come l'audio. Allora, questo microfono, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, se anche voi lo avete, se non ce l'avete, se lo comprereste, insomma fatemi sapere la vostra su questo microfono, soprattutto come lo sentite. Quindi insomma ragazzi, fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere, sia per quanto riguarda l'audio e sia per quanto riguarda il microfono in sé. Oltre a questo, se questo unboxing vi è piaciuto, ovvero beh, è stato un unboxing piccolissimo e volevo fare anche questa prova audio, quindi ragazzi, cosa dirvi? Se vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel pollicione in su e diciamo, se riusciamo ad arrivare, non pretendo tanto, a 10 like, vi porterò la video recensione, ma state tranquilli, anche se non arriviamo a 10 like la recensione arriverà comunque. Quindi ragazzi, lasciate un vostro pollicione in su e se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito al canale, mi aiutate tanto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché mi aiutate veramente molto. Ma no ragazzi, veramente, ma quanto sono fighi questi LED qua in basso, cioè veramente vi stanno ad indicare il funzionamento, poi vi stanno anche ad indicare lo stato della batteria del microfono che tengo qui. Quindi ragazzi, da qui dalle onde sonore del microfono, quindi
fa capire che funziona anche molto bene. Vediamo dopo in post produzione. Dicevo, condividete questi video e mi trovate anche su Instagram, ve lo ricorda l'animazione. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. No ragazzi, io mi sono già innamorato di questo microfono, ma veramente una cosa eccezionale. C'è questi led accensione, i led qui sul microfono, ma ragazzi, veramente una cosa fantastica. Beh, credo che lo utilizzerò per tutti i miei video. Ok ragazzi, io la smetto, non voglio dilungarmi più di tanto, e noi, vi ripeto, ci vediamo qui con un prossimo video sempre sul mio canale YouTube. Ciao! Thank you.